Buongiorno, ricambio location, non voglio mai lasciarvi senza sorprese, però in realtà non è che ci sia una grande sorpresa perché siamo tornati dove eravamo già. Allora, oggi a sorpresa facciamo, diciamo, due parole su questo testo di uno scrittore a me molto caro, Emmanuel Carrère. Manuel Carrère è un romanziere, quindi oggi usciamo dal seminato e avevo anche fatto un acquisto, mi ero lanciato una manciata di euro buttati così, e buttati davvero perché avevo addirittura acquistato un microfono per evitare che la mia voce fosse così robotica. E invece volete la voce robotica e ve la tenete perché tanto il microfono non mi dà alcun tipo di soddisfazione. Perché voglio parlare di I baffi di Emmanuel Carrère. Anzitutto per il titolo, perché è molto buffo, I baffi, ma soprattutto per un'altra cosa. Faccio piccoli spoiler sulla tematica. In realtà, come ho già detto, è un romanzo, è un breve romanzo di 150 pagine che non c'entra niente con l'arte, non c'entra niente con l'architettura, quindi è totalmente fuori tema, ma ho voluto includerlo. Anzitutto per fare un video, perché alla fine era un po' che non ne facevo. E i miei 7 followers si chiedevano: sì, ma cosa fa? Non fa più video? E invece no, eccomi qui. Anzi, questo è lo speciale 7 followers. In realtà no, il punto è molto interessante per questo libro, perché lascia un legame forte con le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, e addirittura non parla di architettura o di arte, ma è legato al tema della memoria. Qual è il tema principale di questo libro? La scelta del protagonista di tagliarsi i baffi dopo molti anni che li portava e insieme alla perdita dei baffi perde una parte di identità. Com'è possibile? Perché non lo riconoscono più? No, semplicemente perché nessuno si accorge di questa differenza e sulle prime è molto stupito, poi inizia a pensare che sia un complotto, uno scherzo prima che gli vogliono fare, poi è un vero e proprio complotto, come dicevo. E che cosa fa? Cerca tracce tangibili della memoria di sé e del sé con i baffi per dimostrare a tutti che lui ha sempre portato i baffi quando ha le sue domande, ma com'è possibile che non vi siate accorti che ho tagliato i baffi? Si sente rispondere da tutti quanti che lui non li ha mai portati i baffi, è sempre stato glabro. E questo mi ha fatto pensare a una cosa, cioè agli sforzi, prima un po' buffi e poi sempre più disperati, perché le questioni cioè la tematica nel testo diventa presto grottesca. C'è proprio questo legame, cioè questo concetto, insomma, cercare la propria identità attraverso degli elementi e come potrete immaginare dove li cerca, forse nelle cose più banali, no? Prima il documento a proposito di identità, la fotografia, aveva i baffi o non aveva i baffi in quella fotografia e poi nelle altre parti di sé, e cioè che possono portare la sua immagine del passato, no? E quindi banalmente le fotografie dei vari viaggi che ha fatto con la moglie e in generale le fotografie del passato, con la triste considerazione che non trova o queste fotografie vengono viste da occhi diversi, lui si vede con i baffi e gli altri lo vedono senza baffi, oppure queste fotografie non si trovano più. Prima pensa che sia stata la moglie a nascondergliele, e poi in realtà si rende conto che non solo non ci sono le fotografie di quel determinato viaggio, ma nemmeno ci è mai stato in quel posto. E quindi non si tratta solo di perdere l'immagine, poi si tratta di perdere l'oggetto che è portatore dell'identità e proprio il fatto. E quindi c'è nella trama narrativa una coincidenza tra quello che è l'evento passato e la testimonianza dello stesso. Mi è sembrato interessante parlarne, anche se per pochi minuti, facciamo una chiacchiera breve perché non voglio trasformare, non vorrei fare un video lungo, ma niente, mi è sembrato molto interessante questo scomparire nella trama narrativa, prima dell'evento, prima dell'oggetto e poi dell'evento, come se insieme all'oggetto non ci fosse proprio più l'evento.
e quindi non ci fosse più non solo la memoria dell'evento, ma proprio l'azione del passato. E questo mi ha fatto, ho creato un collegamento in questi giorni molto forte tra questa simpatica trama vincente di Manuel Carrère con quello che sta succedendo a Santa Sofia. E allora forse il fatto di cancellare le fasi della storia vuol dire anche cercare di cancellare naturalmente una parte non solo le tracce, evidentemente, ma anche un certo tipo di passato. È evidente che quello che sta succedendo, che succederà a Istanbul, a Santa Sofia, è effettivamente un'azione politica molto chiara di riconoscimento di una storia e della volontà politica, non culturale, o meglio, di un certo tipo di cultura, cioè una cultura di politica, di nuovo, che vuole quindi portare un messaggio, non di raccontare tutta la storia, ma di cancellare un certo tipo di passato, mantenendone solo alcune tracce, solo una storia. Forse il paragone è un po' forzato, però non mi fa paura di parlare del tema di Santa Sofia, principalmente perché, ripeto, è una questione politica, non è una questione religiosa. E sulla questione politica credo che sia, anche sulla questione religiosa si può parlare con libertà, però sulla questione politica si può riflettere molto più a fondo. Proprio forse grazie anche alla consapevolezza del fatto che un certo tipo di azione di questo tipo non è presente solo a Istanbul o ad Ankara o in Turchia, ma è presente anche negli Stati Uniti negli ultimi mesi, più forte che mai la volontà di cancellare un certo tipo di passato, o almeno la narrazione di un certo tipo di passato, e anche ne abbiamo già parlato nel nostro paese. Allora, se è vero che la volontà di trasformare Santa Sofia in moschea, cancellando l'aspetto del museo, è un'azione politica, allora non possiamo fare a meno di dire che anche il restauro e la conservazione dell'architettura, ma il progetto di architettura in genere, è una questione politica. Solo che evidentemente viene concertata in maniera diversa, l'architetto non ha il potere di far cadere dall'alto un certo tipo di scelte, ma al contrario, come sappiamo, il progetto di restauro, ma anche di architettura, è un'attività concertata. Ci sono degli enti che supervisionano la tutela dei beni culturali, ci sono naturalmente delle leggi entro le quali muoversi e ci sono delle amministrazioni locali che sovvenzionano o incentivano o stoppano, interrompono un certo tipo di azione conservativa o architettonica. Forse il progetto di architettura è ancora troppo partecipato, perché in tutte gli enti, diciamo, gli attori che ho citato non c'è apparentemente la cittadinanza. Ma in tutto questo, se è vero che il discorso turco, progetto di restauro, il progetto di architettura sono tutte azioni politiche. E alla fine parliamo sempre di politica, anche con Zevi parlavamo di politica, eccetera. Se tutte queste azioni sono politiche, è giusto pensarle come azioni politiche quando la popolazione non è apparentemente interessata a questo tipo di vicende? Quanto i cittadini italiani sono interessati alla conservazione dei beni culturali italiani, senza preoccuparci di quelli europei o peggio ancora di quelli turchi che sono ancora più lontani geograficamente? Molto poco. E allora forse, tac, che chiudiamo il cerchio, un libro apparentemente dal titolo molto bello, I Baffi. Forse ci aiuta proprio a riflettere su una cosa. Teniamoci strette le tracce del nostro passato, potremmo trovarci nelle condizioni di dover convincere gli altri che noi eravamo o siamo qualche cosa, mentre gli altri ci vogliono convincere che siamo qualche cos'altro, che la nostra storia è stata un po' diversa. E con un finale che farebbe invidia anche al buon Emmanuel Carrère, il cui finale nel testo è sicuramente più incisivo nel mio, e non uso la parola incisivo a caso,
Vi saluto, chiudiamo questo bellissimo speciale 7 iscritti e ci vediamo, credo presto. Ho in mente una trilogia. Dei 7 iscritti, una persona sa, pensa di sapere a quale trilogia io mi riferisca e invece no. Partiremo con una trilogia molto bella, probabilmente, una trilogia del viaggio. Tre testi molto diversi. Faremo, credo, tre video separati per tre testi che riguardano cosa hanno in comune il viaggio, che pizza. No, il tema, cioè la destinazione del viaggio, naturalmente. Volete sapere qual è? E io naturalmente non ve lo dico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Magari è interessante, magari no, lo so.